A distanza di più di un mese dalla nostra ultima visita, ammesso sia cambiato qualcosa, è in peggio. Periferia di Venafro, da via Marziale fino all'imbocco per l'isola ecologica, proseguendo per la traversa che conduce a Ceppagna. L'uso del termine, coniato peraltro dai residenti, strada dell'immondizia, è, ahimè, calzante. E a proposito di calzature, eccone una, tra il cumulo di rifiuti assortiti, che stamane abbiamo trovato sotto il solito ponte. Ormai è stucchevole e, lo comprendiamo, sta venendo anche a noi all'elenco puntuale del ciarpame, dai tradizionali piatti e bottiglie di plastica fino ai più impegnativi oggetti d'arredo, carcasse di materassi e divani, per citare i più gettonati, in cui spesso capita di imbattersi a bordo strada. Il problema, per quanti sono costretti a farci i conti tutti i giorni, è pesante anche quando riguarda, tra virgolette, le sole buste di plastica di indifferenziato abbandonate nei pressi della propria abitazione. Di lì la rabbia di chi, come la signora Angelina, avevamo intervistato anche la volta scorsa. È peggiorato, peggio di prima. Lo stanno facendo apposta, adesso ci stanno sfidando. Non se ne può più. Il sacco dell'immondizia nero stava per terra in mezzo alla strada, che non si poteva passare. Abbiamo fatto la raccolta firme, ma non si è fatta avanti nessuno. Nessuno si è degnato di venire per la strada a vedere la situazione e almeno a chiederci che è successo. Niente. Adesso cosa pensate di fare? Niente, che pensiamo di fare? Vogliamo vedere il comune come reagisce, che vuole fare. E se ci vuole venire incontro, se no che dobbiamo fare? Non lo so che dobbiamo fare. Stare in mezzo all'immondizia. Paghiamo le tasse per niente. Allora a questo punto che le paghiamo a fare le tasse? Qui produciamo latte di alta qualità. Dobbiamo costantemente provvedere noi a pulire affinché questa sporcizia non arrivi ai nostri animali, ci dice la titolare di un'azienda agricola. Pulisco io per tenermi, ma non ce la faccio più. Io fino ai sacconi ho dovuto riempire di 6-7 quintali di roba, però non se ne può più, che io devo portare la roba dentro la mia proprietà per tenere pulito i terreni. Io faccio latte di alta qualità, stiamo subendo noi che paghiamo, noi che ci teniamo alle regole, non chi non le fa, chi non le vuole ascoltare, quello è il problema. Concludiamo con un'altra, a confronto di quello che abbiamo appena sentito, piccola criticità. Qualche tempo fa le avevano colmate, ma ora la strada sterrata che conduce all'isola ecologica è un percorso ad ostacoli tra buche e piccole voragini. Sarà anche questo a disincentivare gli incivili della differenziata? Naturalmente è uno scherzo. Il problema invece, quello sì che è serio.